Allora, una gorà nella terra di Matteo Renzi. Sì, noi le facciamo dovunque, non soltanto nella terra del condannato in primo grado per danno erariale Renzi. Sono delle iniziative bellissime, stiamo girando l'Italia per creare la partecipazione dei cittadini, che è la cosa che ci salverà, cioè se i cittadini tutti assieme ci svegliamo e li prendiamo democraticamente e serenamente a calci nel sedere, questa gentaglia possiamo riprenderci le istituzioni. Ecco, ma che aria tira in questo momento in Parlamento? Perché l'abbiamo sentita fra l'altro l'altra sera proprio in diretta al servizio pubblico, la situazione è piuttosto complicata. Sì, nel senso... Sul fronte anche dei rapporti, non all'interno del Movimento 5 Stelle, ma anche nel dibattito politico con gli altri partiti. Beh, questi giorni si sta approvando una vergognosa legge elettorale fatta al di fuori del Parlamento, dettata da Verdini a Renzi, sotto il controllo di Berlusconi, che purtroppo è ancora uno dei boss dell'Italia. Per cui è evidente che è drammatica la situazione se si vota una legge elettorale solamente alla Camera, perché al Senato ce ne sarà un'altra nell'attesa che ipoteticamente verrà abolito il Senato. Si vota una legge elettorale che di nuovo è incostituzionale perché ha collegi, ci sono le pluricandidature, non c'è la possibilità di esprimere una preferenza per i cittadini, c'è un premio di maggioranza abnorme, c'è gli stessi vizi di fondo del Porcellum, adesso ci sono in questo pregiudicatellum che si sono inventati Renzi, Berlusconi e Verdini. Questa è l'aria drammatica, cioè che il Parlamento è esautorato e le decisioni vengono prese al di fuori assolutamente all'insaputa dei cittadini. Le acque sono tornate più tranquille all'interno del Movimento 5 Stelle? Beh, diciamo che non è facile, le bugie non le dico, abbiamo passato delle settimane difficili, secondo me anche delle settimane di crescita. Io sono stato uno di quelli più onestamente dalla parte dell'espulsione di quei quattro senatori, perché non si tratta di avere delle opinioni differenti, io ho mille volte opinioni differenti con il gruppo, si tratta di non sabotare il nostro lavoro. Insomma, queste persone hanno tirato fuori un simbolo, hanno provato a fare delle correnti interne, volevano dialogare in un altro modo con questi partiti beceri, significa violare le regole di fondo del Movimento 5 Stelle, che è veramente il tutti a casa, e provare il più possibile a ripulire una classe dirigente che è assolutamente marcia. Un'ultima cosa, siamo in campagna elettorale, ormai in Italia siamo abituati, si vota spessissimo, ecco, in termini concreti di fronte alle amministrative e alle europee, che cosa si aspetta il Movimento 5 Stelle? Ma io posso dare, io mi occupo, io sono un parlamentare della Repubblica e queste domande vanno fatte ai singoli candidati, noi non siamo un partito in cui uno, siccome sta in Parlamento, parla di questioni che non gli competono. Rispetto alle europee, che invece riguardano anche il Parlamento italiano, sono per noi delle elezioni fondamentali e vogliamo andare in Europa finalmente a battere i pugni, a far capire che o tirano fuori gli eurobond, o si abolisce il fiscal compact, o si ristabiliscono alcune regole e si va contro dei vincoli di bilancio vergognosi, anch'essi votati dalla destra e dalla sinistra all'unisono all'insaputa dei cittadini italiani, saremo costretti anche ad alzare il tiro e a minacciare eventuali uscite. Vedete, si ottiene anche il Parlamento italiano, si ottengono le cose solo quando minacci qualcosa di importante, cioè o va via questa porcata o copiamo il tetto, o ritirate questa norma o vi facciamo rimanere qua dentro fino a Capodanno. In Europa dovremmo dire la stessa cosa, o si svincola l'Italia da dei patti di bilancio scellerati, oppure anche l'euro bisogna metterlo in discussione. Da Firenze qual è il messaggio, se esiste un messaggio a Matteo Renzi, visto che è la sua città? Io sinceramente gli auguro di fare bene, ma sono sincero, cioè se lui dovesse proporre le nostre leggi o leggi che servono ai cittadini, poi l'abolizione dell'IRAP non è del 5 Stelle, la propongono i piccoli imprenditori, o il reddito di cittadinanza non è del 5 Stelle, ce lo chiede l'Europa dal 93, se lui portasse queste proposte che servono oggi in un periodo drammatico in cui imprenditori si ammazzano, operai si ammazzano, le portasse in Parlamento, noi non è che le voteremmo, dopo averle votate facciamo le capriole. Il problema è che abbiamo paura che una persona che entra con così tanti conflitti di interesse, controllato da massoni come Verdini, entra già, come dire, dopo essere sceso a patti con De Benedetti, con Berlusconi, poi non abbia quella libertà che è l'unica cosa che consente a un politico di portare delle proposte utili per i cittadini. Quindi sono molto molto preoccupato per Matteo Renzi.